Al punto 35 mi dici che porterai quella a salutare uomo. L'enigmatico testo scritto dalla maestra Laura Bonafede, storica amante del boss Matteo Messina Denaro, nasconde l'ultimo diabolico piano del boss prima del suo arresto. Il padrino di Cosa Nostra voleva uccidere Filippina Polizzi, la nonna di sua figlia Lorenza Alagna. I carabinieri del ROS hanno scoperto le intenzioni criminali del capoclan, analizzando i documenti trovati nel covo di Campobello di Mazara dopo l'arresto del boss, avvenuto il 16 gennaio scorso dopo 30 anni di latitanza, mentre era in cura alla clinica La Maddalena di Palermo per un tumore. Il piano omicida è stato scoperto dal Tribunale di Riesame di Palermo, che ha respinto la richiesta di scarcerazione di Laura Bonafede, incarcerata per aver favorito la latitanza di Messina Denaro. I giudici hanno ricostruito lo scambio di messaggi tra il boss e l'amante, figlia di Leonardo, storico capo della famiglia mafiosa di Campobello di Mazara e cugina di Andrea Bonafede. Quest'ultimo è il geometra che ha fornito i documenti d'identità a Messina Denaro, che gli hanno permesso di curarsi senza problemi per il suo tumore in una struttura sanitaria pubblica. Tra gli scritti sequestrati nel covo c'è una lettera del 15 dicembre del 2022 che contiene la richiesta del boss di uccidere la madre della sua ex compagna Franca Alagna, con cui è nata Lorenza. Filippina Polizzi, per il capomafia, era responsabile della faida familiare tra la madre della figlia e il suo stesso padre, che ha portato Lorenza a interrompere i rapporti con la sua famiglia. Da qui l'intenzione di Messina Denaro, non realizzata, di far uccidere la nonna di Lorenza. Il piano fu rivelato alla fidanzata Laura in un messaggio in codice, scrivono i giudici del riesame. La Bonafede lasciava intendere che questi, Messina Denaro, avesse manifestato il proprio intento omicidiario ai danni di Filippina Polizzi, madre di Franca Alagna, e ritenuta la vera artefice delle frizioni. Nel pizzino Laura fa riferimento a una precedente comunicazione con il boss, che utilizzava la tecnica mafiosa dei soprannomi per sviare le indagini. Al punto 35 mi dici che porterai quella a salutare uomo. Gli inquirenti hanno appreso che quella era la Polizzi, e uomo era il nome in codice scelto per il boss Leonardo Bonafede, padre dell'amante morto qualche anno fa. Secondo l'accusa, con quella frase la maestra si riferiva alla decisione di Messina Denaro di portare la suocera a fare la stessa fine del capomafia, una punizione per aver alimentato gli attriti familiari che portarono Lorenza a lasciare la casa dove viveva con il padre e a tagliare ogni legame con il boss. Di quell'allontanamento Messina Denaro ne aveva sofferto e ne discuteva spesso con la sorella Rosalia, anche lei in carcere perché ritenuta la responsabile dello smistamento dei pizzini del latitante. In una lettera del 15 marzo del 2022, Matteo scriveva a Rosalia, chiamata Fragolone: «Poco tempo fa, leggendo il giornale, vedo un necrologio che vi allego, vi spiego il mio pensiero. Prima vi faccio una premessa, se no non capite. Questo Leonardo Bonafede era un amico di nostro padre, lo conoscevo pure io comunque. È morto qualche anno fa. La Martina, che si firma, è la nipote. Anche se non le conosco, queste nuove generazioni, mi sono sempre tenuto informato sui familiari di chi è combinato come noi. Questa ragazza è cresciuta senza padre, lo arrestarono quando lei era molto piccola, è poco più grande di Lorenza, quindi stessa generazione, e sicuramente si conoscono anche perché andavano nello stesso liceo negli anni. È cresciuta con la madre, avranno avuto incomprensioni. Vi ho raccontato la storia di lei perché ha fatto il necrologio. La cosa che mi ha fatto più senso è la frase finale di questa mattina. Lei dice «onorata di appartenerti» al nonno. Ma lo capite? Ciò significa che la mancanza del padre non è di per sé motivo di degenerazione educativa, è solo Lorenza che è degenerata nell'infimo. La nipote dice al nonno «onorata di appartenerti» e lei cosa ha fatto al padre, cioè a me? Ma va bene così, non ho più nulla da recriminare. Dopo l'arresto, Lorenza Alagna e il capo dei capi si sarebbero avvicinati. Nel frattempo, Messina Denaro è stato ricoverato in un ospedale dell'Aquila per un intervento chirurgico.